Ed eccoci di nuovo in diretta e siamo sul campo numero due, due formazioni che ancora non avevamo ripreso e che vi proponiamo. Questo è il primo tiro tra la formazione di Ancona 2000, Federico Patregnani e Andrea Cappellacci, che stanno incontrando i giocatori della Monastir Treviso, Pasquale D'Alterio e Luca Bonifaci. E il primo tiro, come vi dicevamo, già una formazione si è qualificata come semifinalista e sono Bagnoli Andrea e Signorini Roberto della Montecatini Avis, che nella loro terzina hanno superato sia Diego Paleari e Luraghi Marco dell'MP Filtri, Rinascita, e Porrozzi Leonardo, Mauro Alfonso di Corbordolo. Quindi primi semifinalisti che poi giocheranno una partita ai 12 punti. Vediamo un po' il tiro di volo di Andrea Cappellacci nei suoi classici 6-7 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passi. È ottima anche la precisione, colpisce, ha fatto passi veramente da giganti questo giocatore. Eccolo, un altro giocatore che sbaglia pochissimo, l'abbiamo avuto prima in postazione, Pasquale D'Alterio, dove non avendo visto noi la partita in diretta ci ha detto che ha sbagliato pochissimo e lo vedete ancora una volta, colpire un pallino pieno e portandolo a fondo campo, giocatore di altissima classe, i fratelli D'Alterio sono veramente una forza delle bocce italiane nel mondo. Mirko Savoretti nell'altro campo ha effettuato la bocciata, mentre Federico Patregnani si appresta all'accosto a fondo campo. Vediamo intanto, vi aggiorniamo nel campo numero 1, non tanto buone le notizie per Ancona 2000, Cesini e Manuelli soccombono in questo momento per 6-0 contro la coppia di casa, Andreani e Giuseppe D'Alterio. Quindi probabilmente potrebbe essere questa la seconda formazione semifinalista, e mi riferisco a Giuseppe D'Alterio e Cristian Andreani, che stanno vincendo 6-0 con Ancona 2000, mentre 3-0 il punteggio è a favore della Virtus L'Aquila, Savoretti e Giuliano Di Nicola, che stanno giocando contro Luca Viscusi e Paolo Luraghi. Vediamo la bocciata. Cerca di far gioco a fondo campo, non vi riesce Pasquale D'Alterio. Cappellacci ha la possibilità di iniziare al meglio questo incontro, questa partita. Se inserisce questa seconda boccia, forza giusta, ci sembra, e quindi partono con un 2-0 i giocatori dell'Ancona 2000. Ecco qua Federico Patrignani, anche egli più tiratore che puntista. In questi casi non è che fa certamente testo questa boccia, però sia Andrea Cappellacci che Federico Patrignani sono
diciamo nati tiratori. Ottima la boccia di Luca Bonifaci. E vediamo un po' se tirerà il pallino. Quella boccia non è una boccia buona, quella di Federico Patrignani, ma decide la boccia del punto Andrea Capellacci. Colpisce pieno, forse giocheranno a perderne il meno possibile, se riusciranno sempre a colpire. In queste condizioni, alle volte, senza andare alla ricerca di giochi pericolosi come il tiro sul pallino, forse eliminando le tre bocce che potrebbero prendere questo punto, alla fine si perde un punto solo. Vediamo se questo sarà il gioco. Si decide ancora di tirare la boccia del punto a quest'occasione. Era logico, copre con due bocce il fondo, quindi spetta ora a D'Alterio prendere questo punto, non dovrebbe essere difficile, e poi Federico deciderà se accostare. Questa è un po' sul lungo, potrebbe anche essere rimpallata, quindi potrebbe decidere di andare a punto, sicuramente ci andrà. Eccolo qua. -0 il punteggio a favore di Ancona 2000. Questa volta la gioca molto meglio Federico e toccherà ad Alterio, a Pasquale. Tira di volo, anche lui sei passi e parte da fondo campo. Ecco qua il foro inusuale per lui, ma comunque, non essendo macchine, succede che anche i più bravi possono sbagliare. Questo dà la possibilità ancora a Ancona 2000 di incamerare un altro punticino che li porta sul 3-0. Vi ricordo prima, poc'anzi, questa coppia ha perso e quindi dovremmo poi rivedere un po' tutto, ma prima vediamo un po' come andrà a finire questo incontro. Questa è molto buona, la boccia giocata da Federico, fuori dal bersaglio. 25 centimetri circa, una boccia che deve essere tirata, ma vediamo il tiratore che non ci pensa proprio ed è Luca Bonifaci a tentare di prendere questo punto. Non facile. Termina con un cappotto al campo numero 1, chiamiamolo così, anche se i cappotti vengono distribuiti sui 12 punti. Questo è un set, diciamo, 8-0 per la formazione di casa, e mi riferisco a Andreani, Christian e Giuseppe D'Alterio, che battono 8-0 Cesini Manuelli. Quindi sono loro i secondi semifinalisti, Andreani e D'Alterio. Seconda coppia semifinalista dalla società Alto Verbano, D'Alterio Giuseppe Andreani Cristian. Non ne vuol sapere la boccia di Federico di andare vicino al pallino. Vediamo un po', boccia del punto dichiara Cappellacci. Colpisce Andrea.
altro punto di Bonifazi non tanto valido, ma siamo alle solite, è da decidere se andare a punto o togliere quel punto. Ma sembra che Capellacci voglia andare a punto, anzi no, ci ripensa. Leggermente indecisi in questi casi, può anche succedere che, vediamo, non diciamo nulla. Si colpisce benissimo e quindi al massimo paga un punto. Pasquale prende tempo, in queste circostanze è direi doveroso, in quanto è una boccia che conta, se la sbaglia manda gli avversari a 4-0 e se raccoglie un punto sul 3-1, sull'1-3 è tutta un'altra partita. Il tiro è abbastanza agevole e lui non ha difficoltà in questa circostanza a raccogliere un punto. Ribadisco il punteggio, formazione del Monastir Treviso 1 e la formazione di Ancona 2000 chiama 3. Avete visto D'Alterio Pasquale mimare la giocata appunto per Bonifaci, che non avrebbe proprio bisogno, Luca, di questi suggerimenti, ma sono sempre comunque suggerimenti da tenere in considerazione, se poi dette da personaggi, da campioni. Io direi che farebbe sempre piacere ricevere dei consigli. Bocciata sotto mano di Mirko Savoretti nell'altro campo. È un piacere sempre vedere questo stile, questo modo di eseguire la bocciata sotto mano. Nel frattempo vediamo una buona giocata da parte di Federico Patrignani, che toglie il punto. E assisteremo al volo per D'Alterio, posizione del pallino dove la giocata è di volo, colpisce la sua, esce dal campo, quindi non riesce a coprire il fondo campo, determinante a questi livelli, in tutti i livelli, però a questi livelli i pallini vengono presi al 95-96% delle volte. Prova nuovamente Federico di togliere questo punto, è valida, nonostante ci sia probabilmente un vantaggio. Vediamo, è l'arbitro che ce lo dirà, in effetti c'è la possibilità di ripristinare la boccia dell'avversario. È stata rimessa a posto, la boccia, vedete, è sulla riga e quindi non la oltrepassa ed è giocabile soltanto di volo. Cosa che fa D'Alterio, non ha difficoltà lui a tirare di volo, e la difficoltà alle volte è colpire. Vediamo un po'. Ah, ci fa un fermo, addirittura, realizza due punti, se non validi, ma comunque alzata più che giusta. Tiro al pallino da parte di Cappellacci, lo colpisce e lo porta a fondo campo. Non hanno bocce gli avversari a fondo campo, una era uscita, l'altra ha fatto un fermo e quindi il secondo punto, il primo punto era di Luca Bonifaci. In pratica sono tre punti a tavola per i giocatori della
tiro di Luca Bonifazi sulla boccia corta e fa gioco, tantissimo ne fa, realizza due punti, non solo ha colpito, ma guardate che razza di gioco ha fatto adesso. Oltre a prendere la boccia del punto, quella più corta, dovrebbe caricare anche il secondo punto. Vediamo un po' Cappellacci se sarà in grado di fare questo gioco. Colpisce, ma porta il pallino, ma quel tanto però che forse serve la misurazione. Ottime giocate, abbiamo visto, ma anche colpi di fortuna, tra l'altro. Raccoglie Treviso. Un punto, era andata veramente bene, in questi casi bisogna accettare quello che il gioco dà, questa volta a Treviso ha dato parecchio, con tre punti degli avversari, ha tirato una boccia corta, ha realizzato due punti, nonostante che Cappellacci abbia colpito, il punto è rimasto di Treviso. Il punteggio 2 Treviso, 3 Ancona 2000. Al campo numero 3, vi aggiorniamo il punteggio, 5-2 per la Virtus, l'Aquila, contro la Rinascita di Budrione. Paolo Luraghi e Luca Viscusi stanno perdendo 5-2 contro i giocatori dell'Aquila, Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti. Ottima boccia di Federico, stanno giocando bene i ragazzi dell'Ancona 2000, ma altrettanti bene stanno giocando anche i giocatori di Treviso, direi un po' leggermente più fortunati sul gioco. Al tiro Pasquale D'Alterio. Ottima, non abbiamo visto, sì, il pallino è schizzato fuori, toccava probabilmente nella boccia di Patrignani. E gioco da rifare. Vi ricordo appunto che due formazioni già sono passate in semifinale e si incontreranno tra di loro nella semifinale, essendo nello stesso girone, e mi riferisco ad Alterio Giuseppi e Cristian Andreani dell'Alto Verbano e Bagnoli Andrea, Signorini Roberto della Montecatini. Si disputeranno poi la semifinale e l'altra semifinale, le altre due semifinali dovranno uscire da questi, da queste quattro formazioni, o perlomeno da queste due terzine che si incontreranno tra di loro. Vediamo un po', tiro di volo, dice Cappellacci. Buona. Punto rimane ed è Federico Patrignani a provarci di nuovo. Ottima, molto ben giocata. Come prima, dice l'arbitro. Pallino mi sembra molto più in direzione dell'asse di fondo piuttosto che sulla parte laterale. Adesso vediamo D'Alterio. Vedete, il pallino se ne va direttamente a fondo campo. Realizza il punto D'Alterio,
Patrignani se ne va a fondo campo a vedere il gioco da vicino. È molto difficile far uscire quella boccia senza caricare il semipunto che è di Ancona 2000. Ancora, ecco, hanno deciso sul da farsi, vediamo un po' Cappellacci. Boccia sbagliata, cercava di tirare la boccia sua sulla sinistra per cercare di far gioco e l'idea era buona, in quanto le bocce non si alzano tanto dal fondo tavola. E va riposizionata la boccia dei giocatori di Ancona 2000 e poteva caricare quella boccia lì. Comunque il gioco è abbastanza stretto, anche se gli avversari hanno ancora due bocce da tirare. Boccia più che altro di posizione da parte di Federico Patrignani, ottima, non era sicuramente sua pretesa prendere il punto, un punto difficilissimo da prendere in quella posizione. E ora D'Alterio prova di nuovo a vedere cosa potrà fare, ma crediamo che al di là di andare alla ricerca di inserire una boccia di più non si possa fare, o perlomeno ci sarebbe anche un gioco, ma non sappiamo quanto redditizio. Prendere mezza boccia del punto potrebbe andare a caricare la boccia del semipunto e realizzare diversi punti, ma mi sembra proprio intenzionato a fare questo gioco, che ha dichiarato la boccia del punto per cercare di far gioco sul semipunto. Vediamo un po', il gioco c'è, ma bisogna essere molto bravi. Ha fatto quello che voleva fare, gli è venuto benissimo e ha realizzato tre punti. Ha colpito proprio dove doveva colpire, non ha toccato il pallino, direi una giocata da maestro, qual è Pasquale D'Alterio. Forse questa, Luca, la tirata abbastanza larga, era soddisfatto sicuramente già dell'effetto che ha avuto del suo compagno. Prima è stato lui a togliere le castagne dal fuoco e questa volta è stato D'Alterio. In pratica ora la coppia di Treviso conduce per 5-3. Dopo il 3-0 iniziale per la coppia di Ancona 2000. E vincendo questa partita la coppia di Treviso si qualificherebbe per la semifinale. Vediamo, da queste ultime due tornate ci sembrano molto molto intenzionati a vincere questo incontro. Boccia buona, pallino che scorre.
ottima. Ottima perché in una posizione davanti al pallino, anche se sarà 60-70 centimetri. Vediamo un po', Luca Bonifacci prova a togliere questo punto, lo vedete tutto in tutto preso dalla giocata, la sua boccia forse manca di, vedete? Le bocce corte e purtroppo alle volte danno questo effetto, questo per gli avversari, non tirano mai tranquilli avendo una boccia davanti, quindi oltre che alla forza minima gli ha dato per poter fare il punto, è andato a fermarsi proprio dietro la boccia del punto. Vediamo un po' D'Alterio di nuovo al tiro, bocce che toccano e realizza il punto, anzi sono due, non tanto male in quanto che il pallino è quasi a fondo campo. Vediamo Federico se riuscirà a prendere questo punto, potrebbero anche raccogliere, sembra buona questa boccia. Termina la sua corsa, prende il punto creando un bersaglio. Bravo Patrignani a prendere questo punto. E D'Alterio va al tiro. Colpisce pieno la boccia. E dovrebbe aver fatto un punto, vediamo l'arbitro cosa dice, un punto, e Cappellacci ha la possibilità di raccogliere in questa tornata per portarsi a 4 oppure mandare a 6 gli avversari. Tirato bene Cappellacci, buona, quindi aggiorniamo il punteggio. Ancona 2004, Monastir Treviso 5, mentre al campo 3 il punteggio è in perfetta parità, 5 pari tra le formazioni della Rinascita di Budrione, Luca Viscusi e Paolo Luraghi, che stanno giocando contro la titolatissima coppia del Virtus L'Aquila, Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti. Torniamo sul campo 2, dove il punteggio è 4-5 in favore della formazione trevigiana. Patrignani in accosto, sempre ottima, anzi direi buonissima. È una boccia che va tolta, ci pensa Pasquale D'Alterio. Tolta da lì davanti, bocce quasi, ecco, però l'arbitro essendo sul posto ha già decretato il punto per Monastier. Altra buona boccia da parte di Federico Patrignani. Questa volta Luca Bonifacci prova, l'arbitro dice 40-45, Bonifacci vuol provarci. Bella veramente, e toglie il punto. Ora tocca a Cappellacci. Qui abbiamo visto pochissimi errori, prima di tutto dai tiratori.
E poi anche i puntisti stanno giocando veramente bene. Si contano due o tre bocce sbagliate, ma non, ricordo una di Federico, leggermente larga, poi per il resto mi sembra tutte ben giocate. Anche questa sembra ben giocata da parte di Luca Bonifaci. Sembra che abbia preso il punto ed è nuovamente Andrea Capellacci al tiro, porta molto avanti la boccia per cercare di saltare comunque una volta colpito. Ora quella boccia di Federico che Luca Bonifaci è stato così bravo a prenderlo due volte, adesso forse bisognerà tirarla, ma le bocce a fondo campo poi non si capisce mai come girano. Vi ribadisco il punteggio, 4 a 5 in favore della formazione trevigiana. Vanno alla misurazione dell'eventuale secondo punto, perché probabilmente Treviso ha due bocce dentro, o perlomeno questa è la sensazione, il fatto perché, per cui stanno misurando. Comunque sia, una boccia tirata in quella posizione, poi non si riesce mai a capire come poi possano girare le bocce a fondo campo. Vediamo, D'Alterio va comunque al tiro, la colpisce, vediamo un po' se le bocce rimangono a fondo campo, viene su e se ne rammarica Pasquale, una piccola, l'avevo detto già anche in precedenza, è una cosa normalissima, quando le bocce girano a fondo campo, poi può salire una, può salire l'altra. Questa volta è salita la boccia di Ancona 2000 e a questo punto le due formazioni sono in perfetta parità, 5 pari, come 5 pari ancora il punteggio nel campo numero 3 tra le formazioni della Rinascita di Budrione e quelle della Virtus L'Aquila. Andiamo. Per un attimo abbiamo visto Luca Viscusi in equilibrio e vediamo che sta tirando il pallino Giuliano Di Nicola, poi vi diremo quanti punti hanno realizzato per tenervi aggiornati. Questo accosto è di Federico Patregnani, nulla che disturbi l'accosto per Luca Bonifaci, la boccia sua cala sulla sinistra anziché sulla destra e sembrava un punto facile da prendere, in effetti la forza di Luca è buonissima, ma non è riuscita a vincere la schiena, abbiamo visto in altre occasioni. Sì, questo è un tiro più facile da dove sta. Gli sta dicendo Pasquale, tiro molto facile da lì, e si è fidato dalla parte opposta, se non vinci una certa schiena, la boccia tende a andare sulla sinistra come è successo, quindi una boccia persa. Ora è Cappellacci che cerca, guardate anche lo stile di Luca Viscusi nell'altro campo, mancino terribile. Continua a colpire. Andrea Capellacci. Ora la boccia mi sembra diventata anche più buona. Vediamo. Al tiro Pasquale. Colpisce anche Pasquale. Due bocce per Ancona 2000, una per Pasquale D'Alterio.
Questo era l'importante, prendere il punto per Federico, è una boccia abbastanza buona. Crediamo ancora nel tiro da parte di Pasquale. Se non prende il punto ne può perdere due. Se tira e porta via ne perde uno. D'altronde hanno la boccia di vantaggio ancora 2000 e quindi bisogna stare attenti anche perché Cappellacci dispone di un ottimo sottomano. E il punteggio è di 5 pari. Vediamo un po'. Tira sicuramente il punto. Un errore madornale questa volta. Addirittura porta su. No, dovrebbe essere entrata la boccia di. La boccia di. Monastir Treviso. Hanno traccheggiato parecchio prima di tirare questa boccia, ne è uscito un foro abbastanza inusuale perché fino a questo momento ha giocato veramente molto bene Pasquale D'Alterio, anche il suo compagno, ma avendo sbagliato la prima boccia era già, si presagiva in pratica la perdita del punto, ma addirittura due che dà la possibilità Ancona 2000 di portarsi sul 7-5 a una lunghezza dalla vittoria. E poi qua ci dovrebbe essere la storia dei pallini, se dovessero vincere la partita Ancona 2000. Comunque è tutto da vedere. 6-5 il punteggio invece nell'altro campo, vedete in campo lungo Paolo Luraghi. È abbastanza riconoscibile il punteggio di 6-5 in favore della formazione aquilana. Non ancora un gran punto, ma prima questo punto ha tenuto. Vediamo un po' se Luca saprà far meglio. Questo naturalmente è il campo numero 3, dove c'era l'arbitro che stava apprestandosi a una misurazione. Anche qua l'arbitro deve decretare di chi è il punto. Punto prima, quindi la boccia di Patrignani ha tenuto, e teniamo conto che conducono per 7-5, ora hanno la boccia di vantaggio e quindi una possibilità in più per poter vincere questa partita e andare ai pallini. Questa volta Luca Bonifaci prende il punto e crea un bersaglio, ora deve colpire ciò ha dichiarato la boccia e quindi deve muovere comunque la boccia. Non solo ha mosso la boccia, ma ha portato il pallino vicino alla boccia del suo compagno. Vediamo un po' se è bersaglio. Ora, a questo punto, Pasquale D'Alterio deve dichiarare il pallino. E non mi sembra tanto convinto. Sta. Forse non si stanno capendo i due, Pasquale vuol tirare di volo, forse il pallino non è molto visibile, altrimenti non ci avrebbe pensato un attimo, secondo noi. È sicuramente in difficoltà, non riesce a. Vediamo un po' cosa sta. Che cosa si appresta a fare. Tirato la boccia corta sua, in effetti porta due bocce a tavola e ora gli resta il pallino. Momento emozionante dell'incontro, vediamo Pasquale D'Alterio sul pallino, altrimenti vincono i giocatori di Ancona 2000. Lo colpisce, vediamo un po'. E probabilmente ci sono quattro bocce
del Monastir Treviso a tavola, una sola per Ancona 2000, finisce qui, vincono l'incontro Ancona 2000 e qui sicuramente si dovrà poi passare ai pallini. Noi per il momento ci fermiamo per qualche minuto.